Benvenuti! Non riesco a crederci, finalmente dopo 4 anni Wano è finita con un capitolo veramente bello. Ma prima di tutto vorrei dire una cosa: come mai l'85% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale? Quindi vi invito ad iscrivervi al canale e di lasciare un like al video. Grazie di cuore a chiunque lo farà. Ma ora parliamo del capitolo 1057. Momo, Kinemon e Yamato si stanno dirigendo al porto perché i primi due sono incazzati con Luffy. Visto che non si è degnato di salutarli, pensano al come sia stato crudele e spietato a lasciarli in questa maniera, come se questo viaggio durato di isola in isola da Punk Hazard fino a Wano non fosse stato nulla. Momo ripensa tutti questi momenti passati con lui ed ora vuole punirlo. Arriviamo al porto e con tutta la sua rabbia si fionda da Luffy, ma quella rabbia si trasforma in tristezza. Un bambino ancora inesperto del mondo che deve la vita a questa ciurma e non vuole assolutamente che se ne vadano. Ma il nostro caro capitano si era già preparato a questa evenienza e ha fatto preparato Usopp una gigantesca bandiera col suo Jolly Roger, perché loro tre ormai sono dei Nakama e non si possono mettere contro di loro. Le tre ciurme che abbiamo potuto amare se ne vanno dalla stessa cascata in cui tutto è iniziato. Che bello! Momo, che voleva tanto fare l'adulto, si è comportato per l'ennesima volta come un bambino, ma non possiamo biasimarlo. Ha 8 anni ed è il capo di un paese. Ha una responsabilità enorme sulle spalle ed un passato altrettanto difficile. Luffy lo considera come un fratello minore, ha vissuto così tante avventure con lui che sarebbe stato il contrario, e questo legame è veramente magnifico. Arriviamo alla delusione più grande di questo capitolo: Yamato non entra in ciurma, o perlomeno è quello che pensa la persona comune, perché lei è già entrata in ciurma. Mi spiego meglio: già prima ha voluto usare il termine Nakama, perché in giapponese usa questo termine, lo stesso che usa Luffy per definire i membri della sua ciurma. Yamato, Momo e Kinemon sono dei Mugiwara, proprio come Vivi. Se loro da un giorno all'altro decidessero di lasciare il posto dove vivono per andare in mare con loro, entrano di diritto sulla nave, perché sono ufficialmente dei membri non attivi della ciurma di Luffy. Ma continuiamo e finiamo il capitolo. Siamo a teatro e vengono narrate le gesta di questa storia, tra i fodili rossi, Kaido, Orochi, la bella Iori, che con la sua frase ha dato fine alla famiglia Kurozumi. I Kurozumi sono nati per bruciare, e intanto che Momo decide dove mettere la bandiera, possiamo dare fine a questa bellissima saga. Ho la pelle d'oca, sembrava non finire mai, e invece eccoci qua, dal capitolo 909 al 1057, la saga più lunga di questo manga. Ci ha lasciato tanti punti interrogativi e pochissime risposte. Ma ora aggiunge la domanda fatidica: qual è la prossima isola? Molti si sono dati una risposta ripescando una mappa del mondo di One Piece che era stata messa in un volume speciale chiamato One Piece Rurubu. Diciamo che questo volume è passato in secondo piano fino a 2 settimane fa, perché mostra esattamente le stesse posizioni delle isole vicino Wano, come nel capitolo scorso. Quindi, se tutto va bene, visto che non sono state confermate, avendo un punto di domanda vicino ad ogni nome, Luffy andrà a Sphinx, Kid da Shinosu e Law ad Elbaf. Se questi posti dovessero rivelarsi corretti, possiamo già dedurre come andrà avanti la storia. Luffy farà visita alla tomba di S. Barba Bianca, giurando di vendicarli. Intanto Kid la piglierà in culo da Barba Nera, Luffy arriverà lì a risolvere la situazione e Law fa la bella vita ad Elbaf. Ovviamente può essere una delle tante situazioni che possono venirsi a creare, e bisogna capire se saranno veramente queste le isole, ma voglio sperarci. Non tanto per Shinosu, perché speravo in un posto diverso per lo scontro tra Luffy e Teach, ma Sphinx ed Elbaf sì. Sphinx per il saluto ed Elbaf per Usopp. È un'isola che ci portiamo appresso dai tempi di Tall Garden ed è stata approfondita meglio a Whole Cake Island, quindi voglio vederla meglio. Infine voglio ringraziare i Lupi Team per aver tradotto il capitolo e vi lascio il link in descrizione del loro Telegram. Bene, per oggi è tutto. Che strana sensazione ho provato con la lettura di questo capitolo. Finalmente andremo in una prossima isola e non vedo l'ora. Ma ora tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo capitolo e alla prossima!